L'orizzonte del 2030 sarà un orizzonte molto importante per il settore del gas. Anigas rappresenta larga parte dell'industria del gas del nostro paese. Il sistema gas è chiamato a svolgere un ruolo essenziale per sostenere e guidare il processo di transizione energetica. In questo contesto, le aziende stanno maturando delle riflessioni su come effettivamente poter evolvere anche le loro attività e il loro business per far fronte a quelli che saranno gli obiettivi di sostenibilità ambientale che il Paese si è dato e che il trend sociale e economico porterà comunque a raggiungere. La sfida è importante e gli obiettivi sono molto ambiziosi. Noi crediamo, dal nostro punto di vista associativo, che le aziende stiano maturando una sempre maggior consapevolezza sul fatto che si tratta di un processo ormai sociale, quindi comunque avviato. C'è preoccupazione rispetto un po' alla definizione di politiche che possano effettivamente individuare gli strumenti in grado di sostenere questo processo, ma d'altro canto c'è anche volontà di sostenere in maniera propositiva quindi questo stesso processo e quindi come industria dare un contributo importante, efficace anche a chi poi, alle istituzioni che dovranno un po', diciamo, meglio progettare, no, gli strumenti per l'attuazione di questi piani energetici, dare un contributo importante come industria, quindi cercando di concretizzare poi effettivamente quelli che sono gli interventi che servono, che possono essere realizzati e che hanno quelle caratteristiche di sostenibilità non solo ambientale ma anche economica e sociale che sono imprescindibili per poter affrontare in maniera efficace un processo così importante. Quindi da una parte preoccupazione, dall'altra fiducia che l'industria possa comunque evolvere. C'è molto interesse per la ricerca, in particolare nel nostro settore, quello che è il sistema gas potrà sostenere e promuovere anche l'utilizzo delle fonti rinnovabili, quindi potrà garantire quella flessibilità del sistema che è indispensabile per la promozione delle rinnovabili. Allo stesso modo l'infrastruttura gas, che è un'infrastruttura estremamente sviluppata in Italia, potrà valorizzare l'utilizzo dei green gas, quindi questa, diciamo, accezione anche verde, rinnovabile dello stesso gas, per cui le aziende sono molto sensibili ai progetti di ricerca, stanno investendo nell'innovazione, anche nella digitalizzazione delle reti che avrà comunque una parte importante. La transizione energetica deve essere un po' un'occasione per tutti, sebbene appunto il contesto sia sfidante, l'auspicio delle aziende e anche un po' il loro atteggiamento riscontriamo che abbia delle caratteristiche di positività e questo comunque ci fa piacere.